Settimanale della 26ª giornata, l'ASD Reggio Calabria che regola per 2-1 il Rende. Parte a sprombattuto la formazione Amaranto e dopo 10 minuti di gioco è già in vantaggio. Ciccone viene messo giù in aria dal difensore Scarnato e il direttore di gara assegna la massima punizione per la formazione dello Stretto. Sul dischetto va Oggiano che sigla l'1-0. Il team Silano in 10 uomini va in bambola subito dopo e c'è il raddoppio della squadra di casa. Forgione sigla la seconda marcatura del match. Nella ripresa il tecnico rentese Trocini sembra aver strigliato i suoi e nonostante l'inferiorità numerica riescono ad accorciare le distanze con Actis e Goretta. Ancora un altro cartellino rosso per gli ospiti, a rimediarlo è Ferraco che viene espulso al 19°. Raggiunge anzitempo gli spogliatoi anche Maisano. I minuti scorrono e si giunge al 90°. E il risultato rimane inchiodato sul 2-1 per la squadra di casa. È notte fonda per il Rende che si vede così risucchiato nelle zone basse della classifica. Compromettere così una partita veramente ci lascia con l'amaro in bocca. Noi ci sentiamo onestamente molto, molto penalizzati dall'arbitraggio di oggi. Mandate i meriti ai ragazzi perché una partita difficile, volevamo i 3 punti e l'abbiamo ottenuto contro una squadra difficile da affrontare con buoni elementi, però credo che alla fine la vittoria sia meritata.